Allora, Francesco Conti, torniamo da una vittoria esterna, è la seconda nelle ultime domeniche, almeno da quando è tornato Fulvio Dalderio. Sembra essersi invertita anche una tendenza fuori casa, fin dei conti è stata solo la sconfitta di Verona, stavamo proprio parlandone poco prima di iniziare l'intervista, che poi potrebbe addirittura essere importante per guardare in alto, però insomma quello che è importante è che abbiamo raggiunto la matematica salvezza. Sì, quella è la priorità, diciamo. Ci tenevamo tutti ad andare a Pagani, insomma, per provare a vincere, per chiudere questo discorso, perché comunque anche col pareggio saremmo stati ancora in ballo. E quindi, insomma, ci tenevamo particolarmente. Siamo riusciti a fare un'ottima prestazione, secondo me, sia soprattutto a livello difensivo, ma anche abbiamo costruito diverse occasioni da gol. E quindi penso che la partita sia stata molto positiva. E siamo riusciti a vincere, che poi non sempre riesci poi a vincere fuori casa, soprattutto in ambienti del genere. E quindi, insomma, bene così, insomma, ecco. Francesco, forse sono state i primi 46 secondi, due belle parate che hanno salvato, che ti hanno caricato e hanno salvato un po' le... Ma certo, partire, cioè se ci prendevamo gol lì probabilmente la partita cambiava sicuramente, insomma loro sono partiti forte già dal sottopassaggio, però fa parte dell'ambiente, insomma, quindi Credo che insomma bisogna ci sia essere anche... anche pronti a questo quando si va a giocare, soprattutto a 3 giornate dalla fine in certi posti. E quindi no, siamo stati bravi e fortunati, esatto, a non prendere gol subito e poi dopo pian piano, già nel corso del primo tempo, siamo cominciati a venire fuori, abbiamo avuto quelle 2 ottime occasioni dove il Ginestra è stato fenomenale e niente, poi dopo nel secondo tempo, secondo me loro, man mano andava avanti la partita, l'unica cosa che potevano fare è buttare queste palle dentro e insomma, grazie all'ottima prova della difesa, ogni tanto riuscivo a uscire io. O di pugno, a tenere la palla, insomma, a sventare la minaccia. Paradossalmente abbiamo avuto più occasioni noi anche nel secondo tempo, quindi penso che la vittoria sia meritatissima. Adesso nella giornata di oggi l'orecchio va verso la capitale, un po' di tutti, anche se è difficile anche con un punto in più, diciamo, è onesto anche dirlo. Però a questo punto, insomma, garantirebbe un finale elettrizzante, proprio quello che ci voleva col pensiero che potevano essere 2 mesi di niente. No, certo, io poi sono dell'idea che chiudere il campionato a 43 suona in un modo e chiuderlo a 50 suona in tutt'altro, indipendentemente anche se non dovessimo andare ai playoff, insomma, quindi se oggi riusciremo ad ottenere anche un punto in più, abbiamo ancora più il dovere di provare a centrare questo obiettivo. Domenica ci sono alla fine tutte le squadre in ballo per i playoff, si affrontano perché insomma ci sono 4 partite dove sono dentro tutte quelle che possono ancora ambire un posto ai playoff e quindi può succedere ancora di tutto. Insomma, certo è difficile anche per il discorso magari nostro degli scontri diretti, dei gol fatti e tutto quanto, però insomma finché la matematica ci dà una speranza noi dobbiamo provarci, insomma lo dobbiamo fare per la società, per la gente che comunque anche a Pagani è venuta e ci ha sostenuto, quindi insomma abbiamo il dovere di provarci, poi quello che sarà insomma vedremo. Insomma. Aumenta un po' il rammarico. Eh beh, sicuramente visto come che alla fine la quota playoff sembra essere comunque più bassa degli altri anni, più bassa rispetto all'altro girone, e comunque ancora a portata di mano nonostante il campionato che abbiamo fatto, che è stato più di delusioni che di gioie probabilmente, è chiaro che il rammarico aumenta. Siamo riusciti a ottenere la salvezza aritmetica prima della fine, magari dopo Monza tutti eravamo convinti di dover lottarcela fino alla fine. E invece così perlomeno abbiamo chiuso quel discorso lì, adesso proviamo a finire più in alto possibile. Ecco, perché un po' dobbiamo mancare i 2 punti di Monza. Ma sì, sono tanti i punti che possono mancare, se andiamo a vedere tutto il campionato, Certo. c'è quello di Verona, quelli con la Cremonese in casa, insomma ne mancano di punti anche nel girone d'andata, magari qualcosina abbiamo lasciato per strada. È chiaro che magari a fine campionato si dice che tutto si bilancia, però insomma se andiamo a pensare alle ultime partite dove potevamo far bottino pieno e non l'abbiamo fatto, certamente il rammarico c'è. Ecco, 6 partite, nelle ultime 5 Conti non ha preso neanche un gol. L'idea è cercare di emulare Ginestra, arrivando a 7 vorrebbe dire non prendere nelle ultime 2 e magari guadagnarsi la conferma per il prossimo anno. Si parla di una possibile conferma tua. Ne Sì, io non so niente di questi discorsi, anche parliamo perché poi. noi. Insomma, penso che prima la società dovrà nominare il direttore sportivo, il nuovo staff e tutto quanto, quindi tutti i discorsi penso per i giocatori saranno rinviati a fine stagione. E da parte mia sicuramente, insomma, c'è la volontà comunque di finire bene, andando bene,
anche a livello di reparto, comunque tutta la squadra si sacrifica molto nella fase difensiva, quindi è chiaro che subiamo anche meno occasioni da rete da parte della squadra avversaria. Molte volte io ho fatto nelle ultime 6 partite, ne avrò fatte 2 o 3 quasi da inoperoso, quindi vuol dire che la squadra lavora bene e quindi insomma ci teniamo a finire così e cercando poi magari di concretizzare quelle occasioni che davanti comunque stiamo iniziando a creare, e quindi magari di riuscire a fare 6 punti sarebbe il massimo e poi vedere cosa succede. Su questa cosa volevo farti una domanda. Tu hai parlato di sacrificio di tutta la squadra, no? Nell'ultimo periodo, quindi un po' da quando è tornato da Derio. Ma che differenza può esserci dal fatto, perché precedentemente non succedeva così? No, magari si prima, giocava forse un po' più spregiudicati, magari però prima si cercava, secondo me, di essere belli, si provava magari a c'era la volontà di giocare a calcio a tutti i costi, dove ti dico la verità, io in C è qualche anno che gioco e squadre che giocano bene non ne ho viste pochissime, comunque non erano quelle che vincevano fondamentalmente. Anche il Foggia, l'esempio lampante del Foggia che è fuori dai playoff. E quindi magari insomma in categoria bisogna essere più concreti, e magari da quando è rientrato il mister abbiamo badato più al sodo, soprattutto in fase difensiva, a concedere il meno possibile. E magari è anche vero che nelle prime partite che ha fatto il mister magari creavamo anche poco davanti, però bisognava trovare certi automatismi, bisognava trovare qualche giocata, che ora vedo che comunque sta arrivando, perché comunque anche col Bassano, vabbè che loro erano in 10, però abbiamo cominciato a creare ancora di più a Monza, quindi insomma davanti stiamo creando, ecco. Un campionato sfortunato non mi pare tenere, anche per Conti che stava facendo bene, si fece male ad Alessandro una partita. È vero, perché cioè tutti hanno richiamato in causa, ma eri stato messo fuori gioco da un infortunio, non per demeriti, diciamo così. No, era purtroppo il giorno prima della trasferta ad Alessandria al Palasport, nella rifinitura, io e Fissore ci avevano lasciato le penne e in maniera un po' così, insomma. Se meglio non dirlo. Sì, giocando a pallacanestro, tipo io sono caduto male e lui ha appoggiato male il piede, quindi. E sì, insomma, infatti io lì, parlando anche con lo staff e con i compagni, insomma non mi dispiaceva tanto per il discorso che avrei saltato Alessandria, quanto per il fatto che per me era un'occasione importantissima, e sapevo che, visto che me l'ero fatta l'anno prima, l'infortunio alla spalla, sapevo che sarei stato fuori comunque un mese e mezzo, e quando fossi rientrato la situazione sarebbe stata diversa. Quindi ecco, no, certamente, magari se non mi facevo male potevo continuare a giocare. Stai andando molto bene anche per la sicurezza della difesa, cioè voglio dire, quando un portiere non prende gol è merito di tutti, ma soprattutto suo, perché magari una volta anche l'uscita più banale, esatto, cioè io ho fatto il portiere da dilettante, io forse gioco giocando un po' tra virgolette spregiudicato da portiere, mi piace giocare molto fuori, ma fatto, no? E quindi magari aumenta il rischio, perché magari avevo una però poi magari uno può prevenire certe occasioni, magari non prendi tiri in porta in una partita, però magari fai 5 uscite che potenzialmente vanno a, che ne so, a evitare un tiro in porta o comunque un affanno per la difesa, insomma. Parliamo un po' di questo campionato, come l'hai vissuto e come lo hai visto questo campionato? Ma il campionato è stato, a livello generale, è stato un po' strano, perché comunque le squadre che erano attrezzate per vincere il campionato, diciamo che non tutte sono lì. Il Gubbio sicuramente a inizio anno non era tra quelle che si pensava potesse comunque, ma neanche arrivare ai playoff, perché comunque le squadre attrezzate erano altre, tra queste c'eravamo noi, comunque squadre come la Spal hanno fatto un campionato stranissimo, prima e fine a Natale, poi la Spal ora nel girone di ritorno penso sia la peggiore a livello di punti, quindi un campionato strano, molto equilibrato, e probabilmente ci mancava il fatto di essere compatti, concreti, di badare al sodo, insomma noi abbiamo visto che su ogni campo c'è da lottare, magari è meglio prima non prendere gol e poi vedere cosa succede, se ce ne fossimo accorti un po' prima forse sarebbe diverso, ma prima magari avevamo la pretesa, visto comunque i nomi di cui la squadra è composta, ad andare a giocare dappertutto, e però fai fatica, insomma, anche perché i campi non sempre te lo concedono, perché magari fai fatica a fare 2 passaggi e quindi devi adattarti, devi giocare a palla lunga, e quindi insomma un campionato strano, equilibrato, dove anche abbiamo visto il Monza domenica riuscito a risorgere con l'Alessandria, quindi un campionato stranissimo, e niente, insomma, molto equilibrato, si vede anche la quota playoff è molto bassa. Umiltà e corsa, diciamo un po'. È un campionato in questo campionato. Ecco, mi sembra il campionato che facevo in C2 qualche anno.
abbiamo detto più volte anche noi, proprio ricordando il livello. C'era anche poca qualità in C2, mi ricordavo che ne so, le squadre che magari avevano un paio d'attaccanti che ti garantiva qualche gol ed erano concrete, mi picchiavano e correvano dietro, arrivavano sempre davanti, quindi mi ricordo un po' questi campionati che facevo qualche anno fa. La squadra che ti ha deluso di più? Che mi ha? Deluso. Esclusi i presenti. No, beh, io poi essendo di Ferrati dico la SPAL, perché in girone andata era stata veramente lì col Gubbio il Sorrento, e onestamente ha pagato l'infortunio magari di Cipriani e di qualcun altro, però sicuramente bastava fare un girone di ritorno un po' migliore, diciamo, ed era sicuramente dentro i playoff, mentre ora è messa come noi, che ha sì un lumicino di speranza, ma è praticamente fuori, insomma. Grazie.